Ora leggo forza brutale, sembra che incitiamo brutale a fare qualcosa. Forza brutale! Oggi ho finito di fare la valigia. Tra poco parti? È arrivato quel giorno? I'm going to die. Qualcuno si è allontanato da qua. Quelli lì. Springboard non credo ce l'abbiano. Bello slow volto. Di soluzione! Di soluzione! Di soluzione! Oh, che bello quando di soluzione proprio. Mamma mia, che godimento. Secondo me si lascerà andare. Questo c'ha quello per non urlare. Oh, attenzione, un altro dissolution value. Un altro dissolution value. Attenzione. Dissoluzione, dissoluzione. Vai a usare dissoluzione. Salta quel pallet, stronza. Questo sarà quel tipo di game. Guarda che gioco da molto. Ci sono solo 5 mesi, ma spero che un giorno riuscirei a creare un gruppo di streamer per magari solo appuntamento serale della settimana. Sarebbe un content molto figo. Detto ciò, penso che sia uno dei format migliori, spero lo riporterai. Guarda, Matte, ti ringrazio del feedback e ti dico, ti posso assicurare sicuramente che il talk continuerà, perché abbiamo già un ospite programmato, non per questo sabato, non per il prossimo sabato che sta per venire, ma per quello dopo, forse. Lo vogliamo tenere, dobbiamo un attimo solo organizzarlo meglio, ma ti posso assicurare che il talk ci sarà e continuerà. Dobbiamo solo un attimo appunto organizzarlo meglio, però continuerà. Per il fatto di con gli stream eccetera, sono idee, ci abbiamo delle idee in testa. Non ti assicuro niente, però non ti devi preoccupare che delle idee ci sono. Comunque, buonasera caro e benvenuto. Grazie ancora del feedback. Immagino un Chucky con la voce di Dario Greggio e le sue risate malefiche. Non so chi sia. Ma è il leader del bed che permette di curare normalmente durante lo scatto? Sì. In pratica sì. Oh, come on. You can scream better than that. You can scream better than that. You're going down. You're going down. Dove è finita? Peccato, mi è scaduto di soluzione in questo momento. Se no avrei avuto di nuovo di soluzione. È ultra, è molto forte. Ops. Il problema è che ti rende con meno rush, capito? È fortissimo, ma devi essere bravo comunque a utilizzarlo, il Blight, per poter utilizzare quella donna in particolare. Nobody runs from me, nobody. Purtroppo non posso fare una descrizione, solo che tanta cattiveria in corpo, ok. Perché non mi piace la legione? Da giocare lo trovo un killer noioso. Semplicemente. Ci sono cose del vecchio DBD che vorresti. L'oscurità. Mi piaceva la mappa più scura. Anche se era magari un po' più surside, eccetera. Del vecchio DBD quello che mi manca un po' è l'atmosfera. Le mappe erano molto più scure, molto più buie, si faceva un po' più fatica. C'erano le Claudette che, vabbè, erano le ninjette classiche. Però un po'... lo so che non si capiva. Però ti dava un po' più il senso del gioco, capito? Non è fattibile per forza di usare diventare forte col blade da pad? Sì, ci sono comunque giocatori molto forti anche col pad. Però...
sappi che alcune cose comunque non potrai farle col Blight e sarai comunque molto penalizzato a giocarlo rispetto a che uno da PC. Però comunque player forti col pad ci sono, inutile non dirlo. Però la cagatina che arriva quando vedi Myers tier 1. Era un po' meglio per i killer stealth. C'ho il perk di soluzione per le finestre che le bloccano. Esiste. Si chiama, è il totem quello del del cantante K-pop, non mi viene in mente come cazzo che va. Eccola lì. Ho usato il potere solo per spottarne l'aura. Non te lo lascio fare, mi spiace. Trickster, esatto. Ma è un totem. Lo so. Però è l'unico. Ma che killer sono più forti da pad? I killer più forti da pad in generale sono quelli... Secondo me lo spirito è uno dei più forti. Però non ti saprei dire con esattezza, perché non giocandoci troppo. Io ti direi lo spirito è uno dei killer più forti del gioco, che comunque alla fine o male il suo potere è basato sull'udito. Quindi ti basta avere delle cuffie. Ciao Franci, grazie del follow e benvenuto ai serpentelli. Se hai delle buone cuffie da console comunque lo puoi giocare. Poi lo giochi. Andiamo a votazione sempre, maestra. Diciamo i killer più forti di solito per console sono quelli che non ti richiedono un'abilità di mira tipo Huntress, non ti richiedono la necessità di girare magari troppo velocemente la visuale, eccetera eccetera eccetera. Gli M1 di solito. Ciao King, buonasera, come stai? Io sono felice, sto in tuo periodo, mi fa piacere, come mai? Che succede? Sono andato P12 con Shakiro 800. Qui hanno fatto 0 gen, comunque vorrei farvi notare. Madonna, non riesco a stare dietro a sta tipa, non la raggiungo. Non l'ha sentita. Ecco, dovrebbe essere GG. Nice. Ma niente, in generale l'inverno sembra che lo vivano, che lo viva in due persone. Ah, intendi con l'uscita, eccetera. Oh, ho avuto valida distruzione, poco da dire, eh. Mi ha dato una kill in un God Pallet. Sono contento quando distruzione è proc. Giro, giro tondo, casca il mondo. Ma che fasso di soluzione, a cagare di solito. Quando colpisce un sopravvissuto, dopo 3 secondi, se il sopravvissuto dopo 3 secondi si attiva, se entro tot secondi, mi pare 20, salta un pallet, lo rompe istantaneamente, se è dentro il tutorial radius. Però... vabbè, questo è... Sembra appena preso. Ciao Franci, andiamo a votazione. Adesso ti facciamo vedere come funziona, ragazzoli.